Ciao a tutti, oggi proviamo insieme la gomma siliconica della Prokima GLS50. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Prima di provare insieme la gomma siliconica della Prokima, ci tenevo a dirvi una cosa veramente importante. Visto che YouTube ultimamente sta dando dei problemi per quanto riguarda le notifiche dei video, ci terrei veramente che attiviate le notifiche e quindi la campanella di fianco al tasto iscriviti che trovate sia sul telefono che sul computer. Questo perché quando io carico un video, diciamo che tra virgolette perdo del tempo con tantissimo piacere nel girare e editare appunto e pubblicare un video, ci terrei appunto che fosse visto almeno dai miei iscritti. E mi dispiace soprattutto se magari qualcuno, non vedendo più i miei video, che magari non riceve più la notifica, si pensa che insomma io non faccia più video, invece li faccio, come. Quindi appunto, se vi va, insomma, se volete appoggiarmi, se volete seguirmi, se vi piacciono i miei video, attivate la campanella appunto con la notifica e sappiate che io pubblico video almeno 2 volte a settimana, il martedì e il giovedì, e a volte faccio anche dei video bonus la domenica. Ci terrei veramente tanto, perché mi impegno tantissimo e penso che si vede insomma quello che faccio, e niente, quindi spero che facciate questa piccola cosa per me se veramente vi piace il mio canale. Quindi andiamo avanti e vediamo un po' che ci occorre per realizzare questi stampi. Allora, questa gomma siliconica è una gomma siliconica da colata e quindi, come abbiamo visto anche, come sta scritto anche qua sopra, ci servirà il catalizzatore per appunto farla indurire. Ed è una gomma da colata che praticamente ha bisogno del 5% del catalizzatore. Quindi se noi inseriamo 100 g di componente A, andremo a mettere poi 5 g di componente B, cioè il nostro catalizzatore. Come ogni gomma siliconica da colata, quello che ci serve appunto oltre la gomma è una bilancia di precisione e anche dei bicchieri. Poi ci servirà qualcosa per mischiare la nostra gomma siliconica. Io utilizzo tipo degli stuzzicadenti, quelli lunghi, per gli spiedini. Poi questa volta voglio colorare la gomma siliconica, perché la Prokima mi ha inviato anche questi coloranti qui, che sono quelli appunto adatti per la gomma siliconica. E poi ovviamente servono delle confezioni già sistemate per appunto colare la nostra gomma siliconica. Questa volta non ho utilizzato la plastilina, ma è già da un po' di tempo che io li stampi con la gomma siliconica da colata, li faccio con lo scotch, e quindi metto lo scotch sotto in questo modo e poi appiccico sopra il cabochon che mi interessa. Quindi iniziamo subito appunto e andiamo a amalgamare il componente A col componente B. Quindi io metterò 100 g di componente A e 5 di componente B. Quindi misuriamo 100 g di appunto componente A, e io a questo punto coloro il componente A con i colori e voglio fare una specie di rosa, e metto un po' di bianco e un pochino di rosso. Anche i colori vanno mescolati bene in modo che il pigmento appunto del colore, che tende magari a depositarsi sul fondo, si amalgami bene nel prodotto. Una volta fatto questo, inserisco i 5 grammi del componente B, cioè del catalizzatore, e anche questo dice di agitarlo bene prima dell'uso, e niente, quindi poi mescolo finché non mi rendo conto che il componente A si è amalgamato benissimo col componente B. Fatto questo, metto il componente nei miei stampi che mi sono preparata, quindi lasciamo riposare e praticamente noi ci vediamo tra un nanosecondo. A me sono passati tipo un giorno buono. Allora, vediamo un po' come sono usciti gli stampi. Spero bene, perché devo fare delle creazioni di Natale. Oddio, ok, non voglio vedere. Quindi vediamo un po' di aprire questi qua che abbiamo fatto insieme. Oddio, c'ho paurissima. Iniziamo da questi. Allora, questo qui è lo stampo. Credo che sia uscito benissimo, in effetti anche la forma, il cabochon, diciamo, ecco, la decorazione era sottile, quindi credo che sia venuto abbastanza bene, e quindi insomma lo scopriremo insieme in un prossimo Scopriamo le creazioni.
praticamente dopo averci messo 10 ore e anche un pochino di impegno nel tagliarlo, ce l'ho fatta. Questo praticamente è il caposcione che abbiamo fatto col fimo, e questo praticamente è lo stampo che io ho un pochino devastato, perché non riuscivo a tirarlo fuori, soprattutto qui il fiocco, ho rovinato un po' lo stampo, quindi spero che quando lo faccio con la resina esca bene. E adesso vi libero gli altri stampi e ve li faccio vedere. Questa gomma siliconica è fantastica, cioè guardate i dettagli del legno, li ha ripresi perfettamente, stupendi. Vabbè, qua devo andare a tagliare un po' perché l'angolo non si vede. Ok, ecco qua, stupendo. Adesso togliamo anche l'altro, anche questo è uscito bellissimo. Ah, guardate, l'unica cosa è che sul caposcione è rimasto il legno, praticamente ha assorbito il colore, però fa nulla perché mi piace anche così, con questa leggera sbavatura di blu. E poi vediamo l'ultimo, che è questo qui, quello con questo. Wow, quindi questi ragazzi sono i miei stampi fatti con la gomma siliconica GLS 50 della Prokima. Spero che vi siano piaciuti e li proveremo insieme in un prossimo Scopriamo le creazioni in resina. Quindi mi raccomando, continuate a seguirmi sempre per vedere i miei video. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!